Commissar, state dormendo? Sì. Ma secondo te sto dormendo? No. Ma di Giordano, che vuoi a quest'ora? Ti avevo detto di chiamarmi solo in caso di omicidio. Appunto, commissar. Appunto che? Ma perché c'è stato un omicidio? Sì, cioè forse. E chi hanno ucciso? Ehi, che ne so. Ma come, non sai a chi hanno ucciso? Ah, chi hanno ucciso, scusate, commissar. Ma qua la connessione non è tanto buona, aveva capito chi l'ha ucciso. Aspettate che prendi il verbale. Oh, vigile urbano. Allora, questa notte alle ore 1:45 è stata confermata la morte di Salvatore Damiano, il Verdum... il furti... O Verdumar. Sì, lui. E in Italia si dice fruttivendolo. E com'è morto? In pratica, quando l'ambulanza è arrivata, il morto era ancora vivo. Giaceva sul letto privo di sensi. Ma l'infermiera, tra l'altro commissà, è una bellissima ragazza, due occhi... Comunque ha notato una cosa strana e ha chiamato subito la polizia. E che ha notato di strano? Commissario, mi vergogno un po'. Ti vergogni? E non ti vergognare. Pensa a me che devo lavorare tutti i giorni con te. Commissario, secondo l'infermiera, sulla scena c'era stato... Una colluttazione? No, un rapporto sessuale. Un rapporto sessuale? Sì. E come l'ha capito? Commissario... Va bene, non fa niente, non fa niente. Il magistrato che ha detto? Ha detto che dobbiamo indagare, ma credo che sia una formalità. E indaghiamo. Giordano, sulla scena avete trovato qualcosa? Ma niente di che, un orecchino da donna e qualche mozzicone di sigaretta, però vecchio. E che tipo di sigaretta? Winston. Winston. E ci volete raggiungere? Ma che si sceme. Non ci hanno dato neanche ancora le mascherine. Beh, faccio qualche videochiamata. Vabbè, comunque in ogni caso io vi ho mandato il numero di telefono dell'infermiera e anche quello della moglie del morto, che tra l'altro commissà... È una bellissima ragazza. Sì, vabbè, vabbè. E inoltre anche i numeri di telefono dei vicini, che possono sempre servire. Va bene, va fatto bene. Commissà? Ehi? Cerca a me non fa una da figura in merda. Ma come ti permette? Ma perché avevi mai fatto... Vabbè, ci sentiamo dopo. State buono. Buonasera, signorina. Commissario Giaquinto, questura centrale. Mi scusi, commissario, ma io devo parlare a bassa voce perché stanno dormendo tutti a casa mia. Mi scusi, lei, non sapevo. Siete in molti. Siamo in cinque. Famiglia numerosa? Sì, io e quattro gatti. Quattro gatti. Ma perché mi ha chiamato? Mi devo preoccupare? No, non si preoccupi, devo soltanto farle qualche domanda. Sì. Lei è stata la prima ad arrivare sul posto, giusto? Sì, sì, giusto. Chi altro era presente? C'era la moglie, ma mi sembrava molto spaventata. E nessun altro? No, nessun altro. E poi che avete fatto? Allora, mi sono avvicinata al letto e ho visto che respirava ancora, quindi era vivo. Ma aveva perso i sensi, quindi probabilmente un infarto. L'abbiamo trasportato al pronto soccorso. E che cos'è che l'ha insospettita? Il letto era in disordine, come se ci fosse stato... Una colluttazione? No, mi capisce. Ah, sì, ho capito. Ma siccome la moglie diceva che non era presente al momento, mi è sembrato strano, quindi ho pensato di informarmi. Interessante. Farò qualche domanda anche alla moglie. Sì, maresciallo, però per favore io non vorrei problemi. Commissario, e poi non si preoccupi, questo caso è soltanto una formalità. Adesso mi è tutto molto chiaro. Grazie per averci chiamato. Veramente mi ha chiamato lei? Infatti, dicevo, grazie per aver chiamato la polizia. Sì. Buonanotte. Buonanotte, prego. Cioè, grazie. Salve. Buonasera. Buonasera, signora. Lei è il commissario, giusto? Commissario Giaquinto, questura centrale. Allora, che è successo? Commissario, mio marito è morto. È morto, mio marito è morto. Purtroppo io devo farle comunque qualche domanda. Quando suo marito è morto, lei dove si trovava? Io stavo a casa di mia sorella.
Quella abita a fianco a noi. Stavamo facendo i frierie. E che ore erano più o meno? E che ore potevano essere? Le 11. Le 11 di sera? Eh? E voi facete i frierie le 11 alla sera? Perché non ho capito, posso fare i frierie? Noi stiamo chiusi dentro casa, non possiamo uscire. Giusto. E cuciniamo sempre. E poi che è successo? I friarielli erano pronti e mangiami sa fai sasiccio. Sono tornata dentro casa a prendere un poco di vino. Come sa, quella mia sorella non beve. Mi sono avvicinata a lui ma non mi rispondevo, come sa, non mi rispondevo. E avete chiamato l'autoambulanza. Va bene. Mi tolgo una curiosità. Suo marito fumava? Sono 10 anni che non fumo. E lei fuma? Saccio fuma. Lei non porta gli orecchini? Orecchini? Gli orecchini da donna? No, ma io non li posso portare perché io tengo un problema alle orecchie. Non la gemeni i orecchini. Come sa? Scusate, ma che ci azzeccano i orecchini? Una curiosità mia. Come sa? Ma io come faccio mo senza mio marito? Ricita a me, eh? Come già fa senza mio marito? Come faccio? Come faccio? Meno male che scendo Mario Magazzino a faticare. Mario? Il socio di mio marito. Ah sì, Mario. Lo conosco. Adesso faccio la telefonata pure a lui. Buonanotte, signora. Grazie. E condoglianze. Grazie, grazie assai. Commissà? Oui. E che vuol dire da che sono? Niente. Commissà, non hai fatto niente, eh? Sono scendendo proprio coppia, sì, io sto più affaticato. Non so. Sto chiedendo qualche compagno, mi sono prendendo che compagno, niente, niente assembramento. Non so fumare spugnello, marijuana, bombolone, sono pulito, commissà. Oh! E tu stai zitto, no? È morto il tuo socio. Ho saputo, commissà. Ma l'ha accesa mutera. E tu che ne sai? La moglie lo cercava solo i sordi, però pure in lieve corna. Mm. Ma perché ti sei avvicinato? Vi siete avvicinati prima voi. E allontanate. Io sono il commissario. A posto. Stammi a sentire, hai mai visto la signora Damiana con degli orecchini? No, commissario, no. Sei sicuro? Sono sicuro perché tremo l'infezione delle orecchie insieme a te. Mm. Ti ho inviato una fotografia, vedi un po' se riconosci questo orecchino. Infezione. Sì, sì, è Sacci. Sono della moglie? No. E chi sono? E chi sono che... i cosi, Luisella. Ah. Ah. E chi è questa Luisella? Siamo commissari, da brigare una sapita a Luisella. Ah. Oh, ma come ti permetti? Ah, già sa passare qui, sì. Ma tu non puoi. Ah, sì, 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 forse ho capito, sì, l'ho incontrato qualche volta, forse l'ho anche fermato durante un pattugliamento. Quella che lavora in zona. Una professionista, commissà. Commissà, dici la verità? Ma ci date un'informazione fondamentale, no? Non lo so ancora. Vabbè, comunque va a faticare, anzi, se ne fai tardi. Ah, commissà, aspettate un attimo. Dimmi. Visto che vi ho aiutato, ti tengo un... rapporto sessuale? No, una serie di verbali, non si può fare niente. Come? Ti faccio parlare con l'ispettore Giordano, ah. Lo fa pure un vigile urbano. Ah, buono. Grazie, commissario. Ando, aspetta, mi accadavo un letto. Commissario Giaquinto. Commissario. Ehi, commissario, senza camana così. Commissario, senza camana così, io mo sono tornata e non posso scendere. Poi giustano gli amici tuoi. E i colleghi, no gli amici. Colleghi, no gli amici. E dicono che dobbiamo restare a casa. E dovete stare a casa. Senti, Luisa, ti ho chiamato per lavoro. Vuoi fare cose per entrare al telefonino? Ne tengo in manetta. Ah, però ti avviso, il prezzo è sempre lo stesso. Aspetta. Ti chiamo per il mio lavoro, non per il tuo. Ti devo fare delle domande su un presunto omicidio. Omicidio? Che pure a me.
Dove stavi prima di mezzanotte? Al lavoro, come sempre. E dov'è che hai lavorato? Ma cosa sono tutte queste domande? Luisa, non mi fa perdere tempo. Io mi voglio accucare. Sei stata a casa e Salvatore per domare. Luisa, lo sai che mi arrabbia quando mi dice fessaria? Poi divento cattivo. Non ci sono stato. Questo è tuo. Luisa, che hai combinato? Niente. Io non ho combinato proprio niente. E che ci facevi a casa di quello? Lo sai che è morto? Luisa, se non mi dici la verità, tu hai finito in casino. Ci sono andata per fatica. Ma chiamata e sono andata, come fanno tutto quando è late. E poi? Poi non si è sentito bene, io me ne sono fiuta. Ma già mi sei paura, ma non l'ha già accesi. Lo so, stai calma. Però una cosa strana ci sta. Dimmi. Secondo me non mi ha chiamato. Perché? Perché mi pareva un'altra voce. Era una voce diversa. Teneva un accento strano. Come se fosse uno straniero. E ti ha detto di andare a casa sua, cioè a casa di Salvatore. Andò, non sono stati. Va bene, grazie. Buonanotte. Buonanotte. Oi, Camisa, buonasera. Come ti posso aiutare? Ma che ci fai che lei da che sur? Ma io cammino l'eva, sto faticando. Per me è mezzogiorno, ci mondo rimane a mattina il 7. Finalmente hai trovato lavoro? No, Camisa, solito arrangiamento floreale. Vabbè, non mi interessa. Che è successo? Lo conosci a Salvatore Damiano? No, non lo conosci. Come no, per tu mare. Lo sai che è morto? Non lo sai? Sì, ha già saputo. Qualcuno non l'ha acceso. E perché dici che l'hanno acceso? Non mi sa. Io lo tempo contrabbando di sigaretta ha fatto un uovo nel renale. Cosa mi sa fu struzzino? Le disordo contro il sotto quando teneva nei riebbi di questo. Pure tu? Ovvio, non mi sa. E secondo te chi è stato? E come ha avviato con una spia? Ma perché così? Informatore. E della moglie di Damiano che mi dice? La conosci? La moglie di Damiano? Non la sai. Come non la sai? Quello buffava i corni. Se te un americano sotto a Duis. Americano? E perché lo chiamano americano? Perché il tedesco come mi sa? Non fu spiritoso. A posto. Ma tu sei sicuro che lo che dici? Come mi sa garantito. Al limone. Va bene, grazie. Vatta a cucca. Vatta a cucca, come sa, sto faticando. E allora buon lavoro. Buonasera. Buonasera. Commissario Giaquinto. Ah, prego. Lei abita sotto il signor Damiano, giusto? Sì. Ha saputo che è morto? Sì, ho saputo. Lei lo conosceva bene? No, ma ci incontravamo nelle scale qualche volta, ma niente di più. Vivo da poco qui. E sua moglie la conosce? Quella signora Bruna, sì. La conosco, ripeto, ci siamo incontrate qualche volta così, ma niente di che. Lei è mai stata a casa del signor Damiano? No. Nemmeno invitato per un caffè? No. La signora non le ha mai chiesto di darle una mano con la spesa, niente? No, non sono mai stato a casa loro. Mi tolgo una curiosità, lei conosce una certa Luisella? Chi? La prostituta della zona. Tu fumi? Winston. Vanno forte quest'anno. Allora? Allora che? La conosci sì o no?
Ma sì, l'ho visto qualche volta. Sei un suo cliente? Come sa? E il suo numero ce l'hai? No. E come la contatti? Ma non l'ho mai chiamata, qualche volta l'ho incontrata per strada, sì. E quindi non l'hai mai sentita al telefono? No. Va bene, ho capito. La ringrazio, signor americano. Può tornare a dormire lei che può. Arrivederci. Arrivederci. Commissario Giaquinto, buonasera. Buonasera, dottore. Come posso aiutarla? Come sta sua moglie? Non sono sposato. Bene, bene. Come procede il lavoro? E come procede? Qua non si dorme più. Ma chi lo dice? Ha saputo che è morto il fruttivendolo? Morto? Bene, bene. E l'ho chiamata proprio per questo. Era un suo paziente, giusto? Un attimo solo, mi scusi. Comunque sì, era un mio paziente. Purtroppo era malato di cuore e aveva bisogno di un intervento molto delicato. Ma sa, con questa emergenza in atto... Quindi la moglie lo sapeva bene? Certo che lo sapeva. Mi sono raccomandato varie volte di non fargli fare il minimo sforzo con il cuore in quelle condizioni. Mi dica una cosa, dottore. Un rapporto sessuale avrebbe potuto ucciderlo? Guardi, l'avrebbe ucciso anche fare un respiro un poco più profondo. Questo la moglie lo sapeva bene. Ma perché me lo chiede? Abbiamo il sospetto che qualcuno l'abbia ucciso, proprio inducendolo a un rapporto sessuale. Ho visto morti peggiori. Anch'io. Va bene, grazie dottore per la sua collaborazione. Sempre a disposizione, commissario. Buonanotte e buon lavoro. Buonanotte. Antonio. Ciao. Scusami, stai dormendo? Sì. Hai ragione, che domanda stupida che ho fatto. Oggi sei di servizio? Tra qualche ora, alle 7. Mascherina te l'hanno data? Sì. E mettila. A proposito, com'è andato il caso Damiano? Hai scoperto qualcosa? Ah sì. L'ho risolto. Lo ha ucciso la moglie insieme al suo amante. Sapevano che il minimo sforzo l'avrebbe ucciso. Hanno fatto in modo che incontrasse una prostituta. Ma che bella famiglia. E scusa, il movente qual è stato? Mi pare che questo Damiano avesse un sacco di soldi da parte. Per la moglie era diventato un peso. E quindi... Bravo. Senti, stavo pensando... Ora che tutto tornerà alla normalità, noi potremmo... Anto, vai a dormire. Riposati. Vabbè. Allora, buonanotte. Buonanotte. Commissario Giaquinto, che cosa vuole a quest'ora? Dottore, buonasera, anzi, buongiorno, sì, buonanotte. Ho da fare, che cosa vuole? Ho risolto il caso. Quale caso? La morte del fruttivendolo. Il Damiano? Ma non c'è niente da risolvere, il caso è stato archiviato. Archiviato? E non volete sapere che cosa ho scoperto? Non ha importanza. Il Damiano è morto in ospedale, l'hanno trovato positivo al coronavirus. Ma io ho parlato con il medico. È stata la moglie a procurargli l'infarto. No, no. L'infarto è stato procurato dal Covid-19. Quindi il caso è chiuso. Ma non ho capito, adesso si muore solo di coronavirus. Esatto. E io che faccio? Ne approfitti. Lo fa chi? Per uccidere qualcuno. Buonanotte. Come ho saputo, hanno fatto una figura in merda.